Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Live. Vi abbiamo tenuto compagnia questo pomeriggio con le partite di Serie D in questa domenica, in cui Serie A e Serie B riposano per gli impegni della nazionale che questo pomeriggio ha battuto nella Nations League 2-1 il Belgio nella finale terzo e quarto posto, aspettando la finalissima tra Spagna e Francia, ma insomma non sono argomenti che ci riguarderanno da vicino, sono argomenti che ci riguardano da vicino la Serie C, che ha giocato ieri con il Teramo e che giocherà domani sera con il Pescara in casa della Virtus Entella. Le partite di oggi quindi erano tutte quelle del girone F di Serie D. Due vittorie, quelle del Pineto contro il Trastevere, del Notaresco contro il Vasto Girardi, pareggio per il Chieti e poi tre sconfitte per Nereto, Castelnuovo e Vastese. Peraltro nella gara tra Matese e Vastese c'è stato anche un episodio che ci ha fatto un po' sospirare, un malore per un giocatore del Matese, Pompeo Tretola, che poi però per fortuna non ha avuto conseguenze, gara che è stata interrotta per alcuni minuti con le squadre che sono rientrate negli spogliatoi, perché ovviamente provate da quello che era accaduto al giocatore del Matese, che per fortuna poi è stato trasportato in ospedale. Niente di grave, insomma sospirone di sollievo, perché quando accadono queste cose ovviamente manca il respiro un po' a tutti. Dunque, giornata numero 4 in Serie D, tra poco vedremo i numeri con l'ausilio della grafica. Intanto in Serie C, girone B, ovviamente si sono conclusi due match. Il successo, lo vediamo, della Carrarese sul campo dell'Imolese per 2-4, ecco qua. E poi nel finale successo per il Grosseto sul campo della Viterbese, che dunque rimane ultima della classe nonostante il cambio di panchina. Insomma è andato via dal canto, è arrivato Raffaele, ma le cose evidentemente per i gialloblu laziali non migliorano. Come detto, domani sera alle 21 Virtus Entella Pescara. Vediamo la classifica, ma rapidissimamente, perché poi ci concentreremo solo sulla Serie di girone F. La Reggiana a 20 punti, il Cesena che questo pomeriggio ha battuto l'Ancona a 17 punti, 16 proprio per l'Ancona Matelica, 13 per Siena e Gubbio, poi il Pescara col Modena e la Vispesora a 12. Dalla parte destra il successo di ieri di Pistoia consente al Teramo di salire a quota 9 punti. Andiamo in Serie D adesso, girone F, i risultati della quarta giornata di andata, eccoli qua: Aurora Alto Casertano Recanatese 0-2, Castelfidardo Castelnuovo 3-2, Chietifano 1-1, Matese Vastese 1-0, Montegiorgio Fiuggi 2-3, Notaresco Vasto Girardi 4-1, Pineto Trastevere 1-0, San Benedettese Porto d'Ascoli 0-2, Tolentino Nereto 3-0. Vediamo la classifica, che poi ovviamente potete rivedere sulla destra dei vostri teleschermi col nostro ticker aggiornato. A 9 punti un gruppone di squadre che hanno vinto 3 gare, ovvero Pineto, Tolentino, Fiuggi, Trastevere, Notaresco, Porto d'Ascoli e Recanatese. A 7 punti ci sono Castelnuovo e Chieti, a 6 punti c'è il Castelfidardo, a 5 Fano e Matese, a 3 punti la Vastese, a 2 punti il Vasto Girardi, a 1 punto Montegiorgio, Nereto e Aurora Alto Casertano, la San Benedettese a 0 punti in classifica. Saluto in redazione, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio Andrea Costantini, ciao Andrea! Ciao a tutti, buonasera. E poi in collegamento, lo ringrazio per essere qui con noi, il direttore generale del Pineto Roberto Giammarino. Buonasera direttore. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Contento? Immagino. Contentissimo. Sì. Perché con Pineto Trastevere inizieremo la nostra carrellata di servizi. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060 WhatsApp o SMS, o se ci state seguendo in diretta streaming su Facebook potete farlo magari commentando la nostra diretta. E allora io direi di non perdere tempo, partire subito. Il successo del Pineto grazie al gol bellissimo, tra le altre cose, di Federico Barlafante, che stende il Trastevere, ex oramai capolista, adesso nel gruppone a quota 9. Il servizio è di Roberta Di Sante.
Prima vittoria casalinga pesantissima per il Pineto, che batte di misura 1-0 il Trastevere grazie ad una prodezza di Barlafante e lo scalza dal primo posto in classifica. Pomante conferma la formazione che 7 giorni fa ha battuto l'Aurora Alto Casertano, con la sola eccezione di Della Quercia per Baldinini dal primo minuto nel 3-4-3 classico. 4-4-2 invece per Mauro Mazza, che deve rinunciare a Milani. La coppia d'attacco è composta da Monni e Squerzanti. Pronti via e gara subito agonisticamente combattuta tra due formazioni che vogliono vincere. Primo acuto di marca ospite al 7° con Cervoni, che in diagonale impegna Mercorelli, bravo a chiudere lo specchio. Sul corner successivo il colpo di testa di Squerzanti termina fuori. Immediata la risposta del Pineto al 10° con Pezzotti al termine di una bella azione corale. Della Quercia scambia con Barlafante ed apre sulla sinistra per Pezzotti. Il velo di Minincleri e la gran bordata dell'esterno che si stampa sul palo. La gara è godibile, agonisticamente combattuta. Al 13° Crescenzo se ne va sulla destra, entra in area e conclude a botta sicura con la sfera che deviata termina alta. Giallo al 15° quando Cardella entra in area e viene fermato da Giordani. L'arbitro Pistarelli di fermo prima indica il dischetto del calcio di rigore, poi cambia idea e fa proseguire tra le proteste biancazzurre. Ancora Cardella al 29° recupera un buon pallone sulla tre quarti. L'azione prosegue, la sfera arriva a Minincleri, ma la conclusione del numero 10 ciabattata è facile preda di Semprini. Dopo un avvio ad alta intensità nel finale di tempo i ritmi calano e la partita vive di istanti. Ultimo sussulto dei primi 45 minuti al 39° con i romani che se ne vanno in contropiede. La difesa del Pineto è scoperta, Monni ha tutto il tempo di prendere la mira, ma la conclusione termina fuori bersaglio. In apertura di ripresa ospiti pericolosi al 6° con una velenosa conclusione di Monni, che dal limite fa la barba al palo e scivola via sul fondo. Prova a cambiare qualcosa quindi Marco Pomante, richiamando un difensore, Bosco, e inserendo un centrocampista, Esposito. Il tecnico biancazzurro arretra Paoli in difesa e al 10° il Pineto va vicino al vantaggio con una gran botta di sinistro dalla grande distanza di Cardella, che prova a sorprendere Semprini sfiorando il gran gol di controbalzo con la sfera che termina fuori di poco. Passano 2 minuti e il Trastevere risponde con Squerzanti, che gira dal limite senza fortuna. La gara si sblocca alla mezz'ora con una prodezza di Barlafante, che dopo la tripletta di Pietra Melara si ripete ancora una volta. L'ex Giulianova riceve palla, prende la mira e insacca all'angolino dove Semprini non può arrivare. Gran gol dell'esterno che porta in vantaggio i biancazzurri e sale a quota 4 reti in stagione. Il Trastevere però non ci sta e al 32° va vicino al pari con l'ex Latina Corsetti, ma la conclusione termina oltre il legno trasversale. Al 37° si fa male Domizzi, che esce claudicante dal terreno di gioco, esordio per Blasioli in biancazzurro, ma è il Trastevere a insistere nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Al 39° ci prova ancora una volta Corsetti su punizione, Mercorelli non si fida del pallone bagnato e alza oltre la traversa, girandola di cambi quindi nel finale di tempo con Pomante che getta nella mischia Baldinini e Rea per Pezzotti e Barlafante, che esce tra gli applausi del pubblico che gli tributa l'ovazione dopo le 4 reti realizzate nelle ultime 2 partite. Il risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale. 3ª vittoria consecutiva per il Pineto, che dopo le trasferte di Monte Giorgio e Pietra Melara fa bottino pieno anche in casa, regalando la prima gioia della stagione ai suoi tifosi. Prima sconfitta stagionale per il Trastevere, che dopo 3 vittorie consecutive è costretto al primo stop. Questo è il servizio, poi sentiremo ovviamente anche le voci degli allenatori, però vado subito al direttore Roberto Giammarino per chiedere, insomma, direttore, dai e dai, prima o poi il gol doveva arrivare, insomma. Ma Jacopo, guarda, oggi è stata una bella partita, innanzitutto faccio i complimenti a tutte e due le squadre perché hanno giocato una partita a viso aperto e ben giocata tutte e due. Credo che il Pineto abbia fatto qualcosina in più nell'ambito di tutta la gara, loro hanno provato con tiri da fuori, noi siamo arrivati con un palo e con un'altra perla di Barlafante, che insomma è un giocatore che volevamo fortemente anche dall'anno scorso, e con il presidente mi aveva già dato l'ok per portarla a Pineto. Poi purtroppo in quelle partite fece 4-5 gol, fece 2 gol e 4 rigori,
e Giulianova se lo tenne stretto. Quest'anno era stato, era un giocatore che volevamo a tutti i costi e l'abbiamo portato a Pineto. Però ecco, questo non è il singolo. Il Pineto è un gruppo che abbiamo consolidato dallo scorso anno e abbiamo cercato di rinforzarlo nei punti dove credevamo si dovesse rinforzare. È una squadra di uomini veri, oggi l'hanno dimostrato, perché la partita contro il Trastevere non era una gara facile e hanno dimostrato di avere un cuore e un'anima. E questa è una squadra che potrebbe farci divertire fino alla fine. Poi il calcio, lo sappiamo, è fatto di episodi e di situazioni, però questa è una squadra che sta dimostrando di essere una squadra tosta, come si dice in gergo. Peraltro io sottolineerei, oltre alla terza vittoria consecutiva, terza partita senza subire gol, che per una squadra con grandi giocatori davanti, ecco, ne vediamo uno, Cardella, Barlafante, Minincleri, Minnozzi che oggi era in panchina, peraltro un saluto al papà che oggi ho conosciuto prima della gara, lo saluto caramente, che ci segue sempre. Diciamo, per una squadra con così grande trazione offensiva, tre partite con zero gol subiti, mi sembra un'ulteriore nota di merito. Ma sì, considera che in questo campionato se hai la difesa solida forse già parti col piede giusto. Hai parlato di Minnozzi e effettivamente Matteo in questo momento sta recuperando, perché veniva da quest'estate con il Covid e quindi la preparazione è iniziata un po' più tardi insieme ad Esposito, erano gli unici insieme a Cardella, Esposito e Minnozzi, quindi Matteo conosciamo e conosciamo le sue qualità. Oggi il campo era pesante, forse non era un campo giusto per lui, ma aspettiamo sempre lui per che ci possa dare l'aiuto e il supporto che ci ha dato lo scorso anno con i suoi gol. Aspettiamo, adesso dobbiamo essere pazienti per avere il quadro di tutti i ragazzi che abbiamo, ma penso che questo sia un gruppo forte e consolidato. Non aggiungo altro. Intanto ci scrivono: Fiume Vomano batte Fiume Tevere 1-0. Oh, però adesso, al di là delle battute dal punto di vista proprio idrogeologico e geografico, e c'era parecchia curiosità per vedere il Trastevere. Personalmente ne avevo tanta anche io, per vedere questa squadra che aveva vinto le prime tre partite di campionato. Direttore, che impressione ne hai tratto? Questa è una squadra, il Trastevere, che potrà rimanerci lì dove era oggi pomeriggio e dove continua ad essere? Ma guarda, è una squadra forte, ha dei giocatori importanti, forse non ha una rosa molto ampia, però devo dire che sicuramente sarà una di quelle che parteciperà nell'interesse di questo campionato. Quest'anno, credo che l'ho detto già in un'altra occasione con un'altra emittente, penso che quest'anno sia un campionato molto livellato in alto. Ci sono tante squadre interessanti, siamo all'inizio, chiaramente le prime quattro gare sta dando qualche indicazione, però devo dire che è un campionato che si presenta bene, c'è cioè un girone tosto. Il fatto che ci siano tutte queste squadre appaiate a 9 punti dimostra che ci sono delle sia squadre giovani che squadre consolidate. Quindi ce la godremo, sperando di potercela godere nei prossimi mesi. Ecco, domenica noi andremo a Recanati in un'altra partita difficile, perché incontriamo una squadra che già da qualche anno compie dei campionati, fa dei campionati importanti, quindi vedremo domenica la vera forza del Pineto, come abbiamo dimostrato oggi. Però ripeto, siamo all'inizio, dobbiamo avere pazienza e far crescere anche tutti gli altri ragazzi che in questo momento stanno indietro. Intanto ci state scrivendo, grazie, poi magari li vedete in scorrimento, però poi li commentiamo strada facendo. C'è chi ci scrive nella continuità che deve continuare ad avere il Notaresco dell'espulsione di Marianeschi, poi ovviamente volta per volta analizzeremo anche i vostri messaggi, le immagini con i vostri messaggi. Vado da Andrea, perché abbiamo visto il gol di Barlafante, ne abbiamo prima lo diceva anche il direttore, io
tutto posso essere, di tutto posso essere tacciato tranne di quello che sto per dire. Cioè, insomma, il gol di Barlafante mi sembra tanto un movimento alla Paolo Dybala, ecco, non fosse altro per il mancino, il controllo tutto di sinistro e poi spostato il pallone sempre sul mancino, pallone sul secondo palo. Non so se ho azzeccato, Andrea, ho azzeccato te che magari sei un po' più esperto di me. Sì, ci può stare come tipo di movimento, come conclusione, anche perché lui anche è con l'Alto Casertano, ad esempio il primo gol che ha realizzato è stato un gol stupendo, che insomma può essere paragonato per tipo di giocata a una classica appunto alla Dybala. Io un po' in maniera provocatoria, ma nel pomeriggio ho detto una cosa che ribadisco, ma non deve essere presa in maniera negativa dal ragazzo. Io penso che lui gli anni scorsi era molto concentrato sul fatto di doversi prendere un calcio di rigore, cioè puntava l'avversario, dribbling e poi magari cercare il contatto quasi in maniera ossessiva, poi venivano fuori quelle situazioni mezzo e mezzo, l'arbitro ti può dare rigore, non te lo dà, ti fa protestare, se te lo dà forse sembra una decisione eccessiva, sono delle situazioni borderline, perché lui è un giocatore che aveva e forse ha tuttora una certa propensione. Stiamo vedendo in una squadra sicuramente più forte e più attrezzata che quando lui punta l'avversario e poi cerca la porta o cerca il passaggio ha un talento davvero di altissimo profilo, e quindi se lui si concentra sul fare la giocata decisiva, laddove il procurarsi il rigore deve essere un qualcosa che esce naturalmente dall'azione, se il difensore ti fa fallo, fallonetto, ok. Però il fatto che lui debba cercare necessariamente il rigore, no, lui deve cercare questo tipo di giocate perché è nel suo bagaglio, e quindi l'assist e quindi il tiro in porta con questa qualità, io penso che lui, se svolta da questo punto di vista, in Serie D sarà di passaggio, tra virgolette, perché comunque sono diverse stagioni che fa in D, ma lui può benissimo ambire a categorie superiori se si struttura un po' meglio fisicamente, ma se mantiene le sue qualità, il suo sinistro, il suo estro, il suo dribbling, che lo porta poi a procurarsi anche dei rigori, ma non deve cercarli con tutta questa pervicacia. Quindi è un modo, secondo me, che lui può seguire, una strada che lui può seguire per migliorare. Settore, d'accordo con l'analisi che ha fatto Andrea? Sono d'accordo con Andrea. Federico ha un mancino da categoria superiore. Ti dico che lui tecnicamente col piede sinistro ci fa quello che vuole, e quindi deve solamente, come ha detto Andrea, se diventa un po' più, si consolida un po' più fisicamente, è un giocatore che potrebbe fare qualsiasi categoria. È un ragazzo d'oro, poi è un ragazzo umile, semplice, il suo sorriso racchiude tutto quello che è lui come calciatore. Io ripeto, lo volevamo portare l'anno scorso, ma io sono convinto che Federico, se quest'anno riuscirà a migliorare anche quelle piccole cose che deve migliorare, diventerà un bel giocatore molto appetibile anche da altre società, di professionisti chiaramente, però dico che veramente una bella scoperta. Magari ci va con il Pineto tra i pro, direttore? Ma Pineto tra i pro, se il campo ci dirà che siamo la squadra da Lega Pro, andremo in Lega Pro. Però ripeto, io l'ho sempre ripetuto, adesso anche col presidente siamo più o meno in sintonia. Pineto ha questa categoria, Pineto è una categoria eccezionale. Sono anni che facciamo, questo ormai è il quinto anno, il sesto anno che facciamo questa categoria, ed è una categoria bellissima dove noi stiamo facendo da anni bene. Anzi, approfitto perché l'anno scorso ho sentito una trasmissione dove si parlava di Pineto che negli ultimi anni non aveva raggiunto gli obiettivi. Io credo che Pineto ha sempre raggiunto gli obiettivi, Andrea e Jacopo, lo ha sempre raggiunto da quando abbiamo iniziato l'eccellenza. Pineto ha sempre fatto quello che la società ci ha chiesto, quindi ripeto, l'anno scorso ci siamo tolti un sassolino da terzo ultimo in classifica, siamo ritornati ad essere terzi, che era l'obiettivo che la società aveva chiesto, perché
si parlava della riforma dei campionati e quindi per noi l'obiettivo che ci eravamo posti era il terzo posto. Poi abbiamo vinto pure i playoff, quindi, però ecco, negli ultimi anni abbiamo sempre fatto i playoff, abbiamo fatto, questa era la seconda finale playoff. Penso che Pineto, questa cosa qui, il battere il Cesena dentro e fuori, credo che in questi anni il Pineto ha fatto veramente la storia degli ultimi di questa società. Io ci ho giocato 13 anni, 12 anni a Pineto e penso che questi obiettivi in Serie D non erano mai stati raggiunti da nessuno. Poi ripeto, è una società che con il nostro presidente possiamo fare quello che vogliamo, perché lui è talmente forte che può fare quello che vuole, ma non abbiamo mai fatto cose, ecco, molto eclatanti. Abbiamo fatto sempre campionati di un buon livello, ma senza fare follie. Questo, Roberto, se mi permetti una cosa, sì. Tra virgolette, manca, sì. Lottare, provare a lottare per il vertice e farlo dall'inizio, perché voi avete centrato degli obiettivi importanti di rimonta. Avete fatto in passato una finale playoff, lo scorso anno addirittura li avete vinti. Mi rendo conto che è uno step ulteriore, però proprio in virtù delle potenzialità di cui parli, ecco, se quest'anno il Pineto riesce a partire bene e dopo il passo falso della prima giornata avete inanellato 3 vittorie consecutive, è una squadra, a mio avviso, questa che può lottare, non vuol dire poi vincere perché vince una sola squadra, però lottare, essere competitivi fino alla fine del campionato, stando lì in alto, io penso che questo sia un passaggio che gratificherebbe voi e in primis poi il presidente, visto, insomma, lui sono d'accordo con te, Andrea, siamo sempre partiti male, questo è vero, però sai, poi ecco, oggi per esempio la falsa partenza col Castelnuovo è stata più che altro una caduta, ma non era neanche a livello fisico, perché noi siamo stati costretti a doverci fermare per forza per dar fiato ai ragazzi, perché comunque tanti sono stati riconfermati, quasi tutti sono stati riconfermati, quindi avevamo smesso a metà giugno, avevamo bisogno di riprendere ossigeno, quindi siamo partiti il 4 di agosto con la preparazione. È chiaro che incontrare una squadra che invece era partita molto prima di noi ci ha messo un po' in difficoltà, però anche in quella partita, se ricordi, l'abbiamo persa 2-1, sì. Ma Barlafante un rigore se l'era guadagnato e conquistato in quella gara. Alla fine, forse con un pizzico di fortuna, quella gara poteva anche essere pareggiata. Non avevamo fatto forse la più bella gara del Pineto, però eravamo coscienti che questa squadra piano piano sarebbe uscita, perché abbiamo fatto un lavoro duro, abbiamo un preparatore, uno staff tecnico all'avanguardia, abbiamo il preparatore Cantarini, Riccardo, ex Teramo, ex Pescara, sì. un preparatore molto bravo, quindi avevamo fatto un lavoro duro, perché questi campionati, come tu sai, Andrea, si decidono a febbraio, marzo, certo. A metà gennaio, quindi è chiaro che se fai un lavoro certosino non puoi stare la prima giornata con le gambe a posto, altrimenti qualcosa si è sbagliato. Io dico che alla fine il Pineto piano piano quest'anno è partito, diciamo, col piede giusto, non ha fatto una brutta partenza, questo sicuramente. Assolutamente. Però ecco, adesso dobbiamo avere un po' di pazienza e dobbiamo essere bravi a non entusiasmarci tanto e a non scoraggiarci quando le cose poi non saranno bellissime. Però l'importante è che ci sia la serenità, che questa è una squadra che deve stare serena, perché è una squadra di bravi ragazzi, di gente con i cosiddetti, sicuramente faremo la nostra, diremo la nostra, con l'auspicio che ci hai fatto, sperando che questa volta potremmo lottare alla pari con gli altri fino alla fine. Questo, noi ce lo auguriamo, ovviamente. Ce lo auguriamo. Oh, a proposito di episodi, non so te che impressione hai avuto questo pomeriggio sull'episodio che abbiamo messo da parte, perché io che ero, devo dire la verità, ero a vedere la partita, questo contatto tra Cardella e il numero 5 Tarantino. Ora, al di là del fatto se il contatto c'è o non c'è, ma anche te hai avuto l'impressione che ci fosse stato, che l'arbitro, che era Pistarelli, di fermo, avesse fischiato un attimo prima il calcio di rigore, o abbiamo avuto un'impressione sbagliata? Perché noi in tribuna stampa abbiamo subito detto calcio di rigore, poi in realtà calcio di rigore non è stato assegnato.
Ma guarda, io pure ho avuto l'impressione, ma io ti ripeto, adesso rivedendolo pure bene, Federico ha fatto lo scalino, cioè ha alzato la palla e quello l'ha cercato, gli ha cercato il piede, quindi alla fine questo era un rigore sacrosanto. Ma guarda Jacopo, noi dopo il campionato dell'anno scorso, parlare di rigori dati e di rigori non dati, è meglio che non affrontiamo questo discorso, perché sinceramente l'anno scorso abbiamo fatto una saga, perché è vero quello che ha detto Andrea, che abbiamo fatto una rincorsa, ma non ce la siamo potuti giocare fino alla fine. Ma credetemi, se nelle prime gare da Giulianova in poi quei rigori che non c'erano e che invece quelli che c'erano, tipo quello di Albalonga, quello di Fiuggi o altri, ci venivano dati, io vi posso assicurare che forse non riuscivamo ad arrivare al campo basso, ma sicuramente avremmo ripreso anche il Notaresco, perché l'anno scorso in quel miracolo ci sono state anche delle grandi ingiustizie su alcune situazioni molto molto dubbie, quindi è meglio non parlare di questo, è meglio parlare invece delle cose belle. Io perché ad un certo punto, poi ci siamo su questo episodio, su questo volevo rimanere, cioè ad un certo punto ci siamo riguardati come e ci siamo detti, ma forse avevamo visto male, cioè non l'aveva, cioè abbiamo avuto una sensazione sbagliata, perché all'inizio l'indicazione dell'arbitro sembrava proprio avesse dato il calcio di rigore, poi a un certo punto abbiamo visto il portiere che rimette il pallone a terra e ci siamo riguardati come per dire, ma che diavolo è successo? È mai possibile che tutti quanti abbiamo immaginato la concessione del calcio di rigore? Volevo chiederti se anche te, che rispetto alla tribuna stampa guardi la partita un po' più distante da dove è successo l'episodio, se però anche ho visto bene pure io ho avuto la stessa sensazione, infatti stavamo sultando quando poi lui è tornato indietro alla decisione. Ripeto, per me quello che ho visto era rigore. È chiaro che dalla mia posizione non l'ho vista molto bene, però sembrava, la palla era passata, quindi si pensava che potesse essere un rigore, però alla fine l'importante è che quello che poi il campo ha deciso è che il Pineto ha fatto qualcosina in più per aggiudicarsi la gara. Ecco, Andrea, te lo faccio rivedere. Eravamo al 15° del primo tempo, contatto tra Cardella e Tarantino in area di rigore, e questo è l'episodio. A me sembra che il difensore del Trastevere prenda la palla e poi ci sia un rimpallo sul giocatore, su Cardella. A quel punto l'arbitro potrebbe anche considerare che la palla è in gioco, Cardella è davanti alla porta, quel contrasto che non è risolutivo per spazzare il pallone crea un danno a Cardella e quindi il rigore ci può stare, perché ripeto, l'intervento, anche se inizialmente mi sembra sul pallone di Tarantino, però non è un intervento risolutore, non è un intervento in cui spazza la palla, la mette in fallo laterale o in calcio d'angolo, la palla comunque passa e Cardella, se non fosse ostacolato, se non subisse il contatto, potrebbe calciare davanti al portiere, sarebbe anche una chiara occasione da gol, ma non con l'espulsione del difensore, quindi il rigore ci poteva assolutamente stare dalla dinamica. Sì. Direttore, vuoi replicare? No, sono d'accordo con Andrea. È vero, la palla era passata, poteva esserci rigore, però va bene, non è stato dato a me. Per fortuna non ci sono state conseguenze. Noi stiamo per scendere negli spogliatoi per sentire gli allenatori, però prima fatemi ringraziare il direttore generale del Pineto, Roberto Giomarino. Grazie direttore per la disponibilità, in bocca al lupo. Ciao Roberto. Una cosa vi volevo dire, sì, semplicemente noi purtroppo l'anno scorso sapete che è scomparso un piccolo angelo, Matteo Serra, sì, oggi sì. Questa partita, queste tre partite le voglio dedicare a lui, perché in settimana ho salutato i genitori che erano venuti a prendere le maglie del ragazzo e quindi ci tengo a ricordarlo, perché rimarrà sempre nei nostri cuori e nei cuori di tutti quelli che l'hanno visto e apprezzato. Purtroppo la vita è questa. Grazie comunque. Hai fatto benissimo ad interrompermi e a sottolineare questa cosa davvero lodevolissima, davvero davvero tanto. Sono cose che non dovrebbero succedere mai. Quindi siamo vicini davvero alla famiglia di Matteo Serra. Grazie direttore per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata. Campionato. Grazie al direttore generale del Pineto Roberto Giammarino. Noi scendiamo negli spogliatoi per sentire le voci del post gara di Pineto Trastevere e poi pubblicità.
Mister Marco Pomante, una vittoria pesantissima contro un avversario ostico che vi consegna, seppur con altre squadre, la testa della classifica. No, no, io sono contento soprattutto per la prestazione. Prestazione importante fatta contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. È stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le parti perché abbiamo cercato tutte e due le squadre di vincere. Questa era la classica partita che si poteva sbloccare con un episodio o con una grande giocata. Siamo stati fortunati e bravi noi a fare gol, a fare una grande giocata con Federico Barlafante, quindi poi siamo stati concentrati e cattivi a tenere il risultato fino alla fine, perché non ci ricordiamo che il Trastevere veniva da 3 vittorie di fila, era una squadra forte e lo è lo stesso. E ancora adesso è una partita che dove si incontravano due squadre forti, organizzate, che lasciavano pochi spazi all'avversario. E poi è stato bravo, come ho detto prima, Federico ha fatto una grossa giocata. Sì, ma Barlafante lo conosciamo tutti, lui è 2-3 anni che fa bene, nonostante sia un 2000, sia un under, ma lui sta dimostrando che può giocare in questa categoria senza problemi, anzi può fare, se continua così e cresce ancora mentalmente, può fare anche categorie superiori. Questa è la prima vittoria del Pineto in casa, che aveva vinto 2 volte in trasferta, sono 3 le vittorie consecutive, finalmente siete riusciti a guadagnare i 3 punti anche di fronte al pubblico di casa. Sì, anche per quello siamo contentissimi perché è normale che c'è stata la delusione della prima giornata, della prima partita di Coppa Italia fatta in casa. Ci tenevamo molto a vincere davanti al nostro pubblico che ci ha sostenuto tutta la partita e speriamo di continuare questo passo. Diciamo che conoscevamo il valore dell'avversario, quindi eravamo abbastanza preparati per affrontare una partita difficile. Credo che nonostante tutto abbiamo fatto una buona gara, decisa da un episodio, siamo stati un po' disattenti. Si poteva fare meglio o comunque non ha niente da rimproverare ai suoi? No, da rimproverare non credo, perché ripeto, non credo che sia facile venire a fare una buona prestazione su questo campo. Credo che secondo il mio parere il secondo tempo avremmo meritato qualche cosina di più. Il campionato è lungo, come recita la classifica è difficile, tante squadre appaiate, questo fa capire che sarà un campionato in cui tutte le partite avranno il loro peso. Noi ragioniamo partita per partita, poi è chiaro che è una società che ormai è, diciamo, una realtà di questo campionato, quindi vogliamo fare bene. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, dopo il successo del Pineto andiamo ad un altro successo, quello del Notaresco. Do la buona serata, appena terminato di realizzare il servizio, il nostro Stefano Recanati. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, ciao. A cui la redazione tutta fa gentile omaggio. Grazie. Di un ombrello, adesso non far caso ai colori, no. È un regalo da parte di tutta la redazione, l'uomo della pioggia. Grazie. Dovunque ti muovi c'è il diluvio universale, quindi eccoti qua. Peraltro proprio con quell'ombrello, sì, con quell'ombrello qui sei a destra Fiuggi, a sinistra settimana scorsa a Pietramelara. Ora dici dove vai domenica, che noi non ci andiamo perché piove sicuro. Poi ce lo fai sapere dove vai. Per chiunque si trovasse dalle parti sulla tua prossima partita, si portasse un ombrellone o un canotto. Adesso torniamo seri. Successo Canotto fortissimo peraltro. Canotto fortissimo peraltro, esterno d'attacco che iniziò a Sorrento. Sotto i miei occhi una partita leggendaria. Non mi inganna, la memoria non mi inganna. Oggi hai visto tanti gol, quelli più quelli del Notaresco, che ha vinto 4-1 contro il Vasto Gerardi. Servizio. Vittoria e primato, anche se in coabitazione, per il Notaresco che si sbarazza nella ripresa del Vasto Gerardi con un perentorio 4-1. Massimo Epifani dà fiducia nuovamente a Mattia Pampano dopo l'ottima prestazione sfoderata a Nereto. A centrocampo out Lovisa, si ferma anche Massetti, al suo posto in campo va Blando. Il tecnico rosso-blu cambia anche in difesa, dove a far coppia con Speranza c'è l'argentino Petruzzi, mentre in avanti è Maio a spuntarla su Gassama. In casa Vasto Gerardi, mister Prosperi si affida a Cunzo e Guadalupe
Lupi in mezzo al campo, mentre a formare il tridente offensivo ci sono Salatino, Ametai e Guida. Dirige il fischietto campano Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. Bene l'approccio alla gara dei padroni di casa, che al quinto hanno subito l'occasione per sbloccare la partita con Valenti, bravo a divincolarsi al limite dell'area di rigore, ma la sua conclusione si ferma sul palo alla destra di Carriero. In ripartenza arriva anche una timida risposta dei molisani, con Secondo che prova ad imitare Valenti, conclusione oltre la linea di fondo. I padroni di casa, quando si affacciano dalle parti di Carriero, sono pericolosi, come nell'occasione creata sull'asse Valenti-Pampano con la sforbiciata di quest'ultimo che termina sul palo dopo la deviazione dell'estremo difensore ospite. Dopo minuti di calma la prima frazione si ravviva intorno alla mezz'ora. Pampano, il migliore dei suoi, si invola verso la porta avversaria, ma sul più bello si fa rimontare da Montuori che mette in corner. Al secondo tentativo dalla bandierina i padroni di casa la sbloccano. Spizzata di Pampano che prolunga la sfera sul secondo palo, dove si materializza Maio che in tuffo di testa batte Carriero. Prima rete per l'attaccante ex Piacenza, che poi va ad esultare con i suoi compagni in panchina. Passa un minuto e i rossoblù hanno l'occasione per allungare, ma Valenti, dopo una finta in area di rigore, non riesce a chiudere sul primo palo. La regola non scritta del calcio, gol mangiato, gol subito, si abbatte sul Savini. Il vasto Girardi, evanescente fino a questo momento, riesce a trovare il gol grazie ad una conclusione balistica perfetta di Ruggeri, che trova l'incrocio dei pali. Con gli stessi effettivi del primo tempo la ripresa inizia subito con un brivido per i tifosi del Savini, che vedono la conclusione di Ruggeri al primo minuto infrangersi sulla traversa con Sciba sulla traiettoria. I molisani non riescono a dare continuità a queste occasioni, anzi si schiacciano troppo e capitolano al quarto d'ora, quando Maio si destreggia bene in aria e serve l'inserimento di Valenti, il quale di piatto trafigge Carriero sul primo palo. Secondo gol stagionale per l'ex attaccante del Matelica. Due giri di lancette e Blando ha tra i piedi la palla del doppio vantaggio, ma la bordata dalla distanza esalta il portiere che mette in corner. Tris, che il notaresco trova a metà della seconda frazione. Buono il fraseggio sull'out di destra tra Valenti e Sorrini, il pallone in area di rigore e la chiusura sul primo palo di Petruzzi da sudamericano vero. Gioia incontenibile per il calciatore nativo di Buenos Aires. La ripresa è un monologo rosso-blu, con il notaresco che fa le prove con il quarto gol al 34esimo. Bene l'asse Marchionni Maio, con quest'ultimo che si fa murare da Carriero. Il poker però è rimandato di qualche secondo, quando Maio dall'interno dell'area di rigore riesce a mettere la sfera all'angolino alla sinistra del portiere. La gara scivola via tra la girandola di cambi dei due allenatori e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità. Per il notaresco, terza vittoria consecutiva che permette alla formazione di Massimo Epifani di raggiungere quota 9 in classifica ed agguantare il nutrito gruppo di formazioni che guida ora il girone F di Serie D. Sono contento perché venivamo da due partite fa in casa, abbiamo fatto malissimo, da lì ci siamo parlati, abbiamo migliorato molte cose, oltre al fatto che oggi abbiamo fatto una grande gara dal primo minuto. La condizione fisica inizia a crescere, la qualità di questa squadra non ho nessun dubbio. Quindi sono felice, perché sono contento anche dell'andamento della gara, di prendere il gol dell'1-1 il primo tempo, rientrare con 1-1 magari che non meritavi. Il secondo tempo siamo rientrati molto subito in partita, alla grande, abbiamo fatto un grande secondo tempo, al cospetto di una squadra che secondo me è una buona squadra, e quindi il risultato vale doppio. C'è da migliorare qualcosa al centrocampo, ecco, dare un po' più di forza, di gamba a questo centrocampo che a volte sembra un po' troppo lento. Ma no, è il modo anche di giocare. Piano piano abbiamo la conoscenza generale del compagno di squadra, la conoscenza della squadra, piano piano cresce. Abbiamo fatto delle grandi trame di gioco, siamo arrivati sul fondo tante volte, abbiamo tirato tante volte in porta. Logico, si può migliorare tutto. Oggi avevamo fuori due giocatori del calibro di Massetti e Loviso, che sono due centrocampisti che ci daranno sicuramente una grossa mano. Però la cosa che mi inorgoglisce, mi fa piacere il fatto della crescita del gruppo, perché poi chi è entrato benissimo, anche in un risultato di 3-1, quindi sono contento di tutti quanti. Questa è la strada da proseguire. Abbiamo affrontato una squadra forte, candidata a vincere il campionato. Secondo me abbiamo, fino al 2-1, 3-1 che abbiamo regalato completamente, secondo me eravamo in partita e anche bene. Abbiamo impostato la partita sapendo che di prenderci dei rischi, perché secondo me, se viene a Notaresco una squadra giovane come la nostra a imbottigliarsi nella propria metà campo, perdi.
Allora abbiamo cercato comunque di giocarci la partita a viso aperto. Secondo me per tanti motivi siamo stati anche, abbiamo interpretato anche bene per tante cose. È normale che poi è uscita a volte la qualità loro che è elevata, la fisicità loro che è elevata. Dispiace soltanto averla consegnata la partita, perché il 2-1 è una, da farola tra le nostre, è una stupidaggine, un errore che ci stanno in nella nostra squadra, sono errori normali che ci possono stare, sicuramente da curare e da evitare. E poi ripeto, è un peccato perché dopo, quando siamo stati costretti a scoprirci un po', abbiamo rischiato, tanto abbiamo preso il terzo e il quarto gol che hanno chiuso la partita. Il CAI fa parte del passato, fa assolutamente parte del passato, altri giocatori bravi. Io rimango molto, molto sereno e convinto che lavorando così e continuando con questa attenzione, eliminando ovviamente gli errori che abbiamo fatto oggi, io credo che possiamo centrare l'obiettivo finale, che per noi sarà molto difficile. Oh, Stefano, 4-1, per un certo momento il Vasto Gerardi l'aveva anche ripresa, però... Però il Notaresco ha fatto vedere oggettivamente di essere un'altra categoria rispetto al Vasto Gerardi. Cioè di lottare, non un'altra categoria nel senso di categoria, nel senso stretto. Comunque le rose sono differenti. Di avere altri obiettivi, altre aspirazioni, un altro tasso generale dal punto di vista tecnico. Ma lo dice la rosa, lo dicono i nomi dei giocatori in campo, in squadra. Però sai, il pallone lo conosciamo e non lo inventiamo oggi, e quando poi tu non segni può succedere che l'episodio ti condanna. Poi Notaresco è stato bravo nel secondo tempo, che ha rischiato anche con quella traversa sulla seconda punizione di Ruggeri di andare sotto, poi là potrebbe cambiare la partita. Invece lì Shiba ha fatto un'ottima parata, sì, e poi ha mantenuto in vita la partita, perché la possiamo dire che ha mantenuto in vita la partita. Poi il Notaresco è uscito alla larga, alla grande, e poi ha meritato, aveva meritato anche nel primo tempo, però se non fai gol poi rischi. Sì. Però è stato un Notaresco che ha fatto vedere buone cose, buone trame, gioca bene sulle fasce, sulla fascia destra, dove oggi Valenti ha fatto molto bene, ma anche Pampano dall'altra parte. Poi è entrato Marchionni al suo posto, Marchionni non lo scopriamo oggi, quindi ha dato delle giocate importanti. Ecco, il Notaresco ha dei nomi, diciamo che ha, tra virgolette, come si dice in questi casi, ha quasi due squadre tra titolari e panchina. E oh, questo ragazzo può... però molto molto interessante, Pampano. Sì, ma lo conoscevamo perché l'anno scorso a Montegiorgio già si era fatto vedere con delle belle giocate. Ha preso fiducia, ha giocato bene, ha con la doppietta contro il Nereto, e oggi ha dato filo da torcere alla difesa, perché comunque ha corsa, gamba, velocità, anche tecnica, anche dei numeri, e tira bene anche in porta, secondo me può fare bene. Peraltro, come ha detto anche Epifani nell'intervista con te, oggi mancavano, insomma, Massetti e Loviso, che sì, per la mediana di una squadra come il Notaresco sono due pedine molto importanti. Molto, molto, l'ho visto, da quei tempi di gioco che sicuramente in questa categoria sono fondamentali, esperienza, e invece Massetti ha inserimento, ha gamba, ha tante altre qualità. Ecco, oggi il centrocampo un po' lento, ha fatto fatica un po' nel primo tempo, poi però, ripeto, alla larga è uscito un Notaresco che è di caratura superiore al Vasto Gerardi. Il Vasto Gerardi che ha cambiato tanto rispetto... La scorsa stagione ha perso dei giocatori importanti, ha perso Mercai, che comunque adesso sta facendo bene in Serie C, abbiamo nel girone dove sono Pescara e Teramo, quindi Vasto Gerardi che sicuramente quest'anno lotterà per salvarsi, lo ha detto anche il mister. Però secondo me il mister è uno bravo, tosto, che riuscirà sicuramente a tirare fuori tutte le qualità che ha questa squadra. Sarà difficile, però secondo me ci riuscirà. Oh, Andrea, è chiaro che se si comincia a sbloccarsi mai oggi due volte in gol, cioè Valenti che fa la differenza, hai comunque giocatori come Loviso, in Coppa Italia è andato forte Gassama, Pampano, io chiedo perdono Pampano. Se sbaglio l'accentazione, insomma, dietro hai gente come Speranza, in mezzo ci sono Bruno, Pesce, no, è una squadra che oggettivamente, per come è stata costruita,
anche rifinita rispetto a quelli che già c'erano la scorsa stagione. Mi sembra che sia, se non la più attrezzata, siamo lì, tra le due o tre più attrezzate. Subito, Pineto e Notaresco hanno tutte le possibilità di stare lì in alto e di giocarsi il titolo, giocarsi la vittoria del campionato. È così, io personalmente mi aspetto che queste due squadre siano lì su. Poi finalmente si è sbloccato Maio, sta trovando continuità Valenti, Pampano che comunque sta confermando quelle che erano le sue caratteristiche molto positive evidenziate negli anni passati a Montegiorgio. Poi ecco, Notaresco è tornato a vincere e ne ha vinte due di fila senza Loviso e con il solo Bruno. Voglio vedere, insomma, quando sarà recuperato Loviso, che è un'arma importante per questa squadra, non solo per i calci piazzati ma per quelle che sono le sue qualità di leadership e tecniche in mezzo a campo. Però insomma ci sono due leader lì nel reparto mediano, c'è Massimo Loviso, c'è Alessandro Bruno. Bisogna vedere come questa coesistenza si svilupperà nel corso della stagione, perché ripeto, le ultime due vittorie sono arrivate senza Loviso, che però c'era alla prima giornata a Fiuggi, segnando anche il rigore della vittoria, ma il Notaresco non giocò una gran gara a Fiuggi. Quindi sarà molto importante che Epifani trovi la quadra lì in mezzo al campo e che i due sappiano coesistere nello sviluppare la loro leadership, perché se questo dovesse avvenire, chiaramente il Notaresco ha anche due giocatori lì in mezzo al campo che sono un po' in là con l'età, ma a livello di caratura insomma non è che abbiano molti eguali in questa categoria. Però ripeto, sarà importante trovare una certa coesistenza, una certa quadratura lì in mezzo al campo. Poi il talento lì davanti c'è, perché c'è anche Marchionni, che è un giocatore importante, insomma può dare il suo contributo, quindi probabilmente a livello di talento diffuso lì davanti, proprio con Valenti, con Maio, con Pampano, con Marchionni, forse a livello di attacco il Notaresco è anche un po' migliorato rispetto allo scorso anno, pur avendo perso il capocannoniere Banegas. Però probabilmente c'è una diffusione maggiore di talento e forse ci sarà una ripartizione più equilibrata anche dei gol, delle marcature. Oh, peraltro, se noi prima abbiamo detto che Barrafante ha fatto un gol alla Dybala, Ruggeri è praticamente il Pirlo delle punizioni, cioè le prende da dovunque, prende la porta da dovunque si trovi. Sì, no, ma poi a fine gara stavo parlando anche con Shiba, ha detto che, ha detto lui si è tuffato, ma ha fatto un tiro incredibile, ma poi da lontano ha messo la palla sotto l'incrocio. Era sempre fuori lo specchio della porta quel tiro, tranne quando è arrivato in porta. Sì, se ci fate caso. Anche il secondo sembrava una palla buttata alle stelle, invece si è abbassata di colpo, certo. E poi è stato bravo anche Shiba a metterla fuori. No, ma mi volevo un attimo riattaccare al discorso di Andrea sui centrocampisti, no? Adesso se rientra Loviso, oggi Bruno ha giocato da mediano, da vertice basso, del centrocampo a tre. Se rientra Loviso, di solito è lui che gioca in quel ruolo. E poi tra Bruno e Loviso uno deve fare la mezzala, e il passo per fare la mezzala... Io credo che lì ci sarà un'alternanza. Non so, lì ci sarà un'alternanza, a meno che Epifani non possa, la vedo difficile che uno dei due possa fare la mezzala. A meno che Epifani non possa passare a un 4-2-3-1. Non lo so. Ed è ancora più complicato. Perché ti manca, secondo me, l'incontrista. Sì. Cioè lo può fare, e Bruno è molto più incontrista di Loviso, però chiaramente stiamo parlando probabilmente di giocatori che non hanno. Avrà da lavorare comunque Massimo Epifani. Sì, assolutamente. Andiamo avanti, dobbiamo correre e dobbiamo andare all'Angelini di Chieti, dove c'è stato il pareggio 1-1 tra Chieti e Fano, il servizio di Sergio Zappalorto, vediamo. Chieti-Fano 1-1. Primo punto interno e primo gol in casa propria del Chieti, che fa 1-1 con un Fano tosto, quadrato in difesa, insidioso nelle ripartenze e nel primo tempo anche lì davanti, nonostante l'assenza per infortunio del grande atteso ex Esposito. Pareggio che ci può stare, ma se i neroverdi avessero vinto non avrebbero, come usa dire, rubato nulla. In effetti il gol del 2-1 in coda è arrivato, ma l'azione confezionata bene da Baldè è stata fermata dall'assistente per un presunto offside. Chieti volitivo sin dall'avvio,
un'azione offensiva come suo solito, ma al terzo è con rischio sventato alla meno peggio da Fusco in uscita. Improvviso al quinto un clamoroso palo che grida vendetta del bravo Fabrizi, una fucilata da lontano e da applausi. Avrebbe meritato altro sotto la curva caldissima pure in un giorno da inverno inoltrato. Decimo in corna male da buona posizione a Kammadu, poi tanto equilibrio di qualità in campo su entrambi i fronti, emozioni col contagocce, è vero, ma il pubblico non si annoia, anzi. 29esimo Pietrantonio su punizione centrale, oltre la traversa. Poi un lampo ospite al 42esimo, transizione velenosa che porta Broso a tu per tu con Fusco, che fa un miracolo a metà perché il pallone si impenna e Tortori in bella acrobazia da due passi realizza il momentaneo vantaggio. Troppa grazia per un Fano concentratissimo, ma che va oltre i meriti. E allora al quarto della ripresa la situazione torna al suo posto, punizione calibratissima per la zuccata dell'ottimo Fabrizi che porta il risultato in parità, giusto così. Al decimo poi a Kammadu, stile Lukaku, travolge tutto, si invola al limite dell'area in cui poi precipiterà, viene atterrato da Dellicarri che è già ammonito e logicamente espulso. Sacrificio prezioso e utile, visto che poi il rigore non c'è e la punizione violentissima e imparabile di Bassini termina a fil di palo. Due i tentativi successivi di un Chieti che gioca solo nella metà campo marchigiana, come situazione esige. Al sedicesimo di Mino in slalom dovrebbe tirare, ma ai 18 anni lo tradiscono e serve chi non deve. 19esimo ci prova dalla distanza Bassini, alto. Il paradosso del calcio, al 20esimo nell'unica presenza timbrata dal Fano nella ripresa, per poco Broso non beffa un reattivo e magnifico Fusco. 34esimo dalla distanza ci prova Baldè. 37esimo da azione d'angolo Baldè affossato in area, protesta solo l'attaccante ma qualche dubbio rimane. Al 46esimo l'azione descritta con tocco delizioso di prima di Baldè e la correzione forse di Rodi in rete, un fuorigioco fatale che sottrae ai tifosi teatini la gioia di un successo possibile. La squadra uscita tra scrosci di applausi di curva e tribuna è cresciuta e come, conferme positive dallo spogliatoio, a partire dai complimenti del tecnico fanese Gioffrè, a seguire la evidente e giusta soddisfazione di Lucarelli. Sul Chieti, mister? Sul Chieti sapevamo la forza del Chieti. Il Chieti secondo me è una delle squadre che può ambire a posizioni importante. Credo che oggi ha fatto una grande partita il Fano, che ha arginato bene tutte le loro avanzate. Ecco, questo però credo che il Fano il Chieti possa fare un campionato di vertice. Alessandro Lucarelli, una squadra che esce tra tanti applausi vuol dire che ha giocato bene e ha convinto. Peccato forse per il risultato finale, avreste meritato qualcosina di più nel contesto di una partita giocata decisamente bene dal Chieti. Sì, diciamo che l'obiettivo primario di questa squadra, di questa stagione, è quello di uscire senza rimpianti a livello di prestazione. Penso che anche oggi i tifosi hanno potuto notare che ce l'abbiamo messa tutta, sia dalla panchina, quelli che sono entrati, che quelli che hanno giocato dall'inizio. Credo che con questo atteggiamento non lo so dove si può arrivare, però sicuramente possiamo fare un campionato che Chieti merita, ma soprattutto consolidare questa mentalità piano piano, perché oggi comunque qualcosina, cioè nel momento più importante potevamo graffiare, ci è mancato qualcosa, però manca ancora un pochettino, un pezzo, dai. Secondo me ci siamo, però siamo vicini secondo me. Complimenti non solo del pubblico neroverde ma anche del tecnico avversario, di una squadra che mancava, va detto, dell'importante giocatore ex Esposito. Qualche episodio su cui recriminare, non so, il fuorigioco di Baldè, lo stesso Baldè che finisce a terra, qualche cosa, insomma, un arbitraggio complessivamente positivo, però insomma qualche dubbio c'è. No, noi dobbiamo vedere i nostri errori, non gli errori dell'arbitro eventuali o dell'avversario. Io sono soddisfatto, l'atteggiamento è giusto, i ragazzi ci hanno provato fino alla fine, anche il giro palla finale, quando hanno fischiato la fine, per certi versi deve essere un segnale che noi dobbiamo giocare fino alla fine, non bisogna solo buttare palla lì e rischiare un contropiede inutile, perché poi anche in 10 si può, contro 10 si può perdere la partita, perché loro comunque potenzialmente avevano uomini di gamba. Quindi mi è piaciuto anche questo, paradossalmente, perché andare all'arma bianca poi non serve a niente, noi dobbiamo avere stabilità, dobbiamo prendere equilibrio e stabilità, e lo stiamo facendo. Da questa osservazione finale chiudo con una citazione, se sei d'accordo, su Di Mino, che non è dispiaciuto affatto, soprattutto nella ripresa. Sì, 18 anni. Sì, Di Mino è un ragazzo con grandissime potenzialità, come ne ho altre dentro, però
però deve fare un percorso di maturazione a livello di gioco, perché non ha mai giocato con i grandi. I 2003 pagano un po' lo scotto di non aver giocato l'anno scorso per il periodo del Covid. Lui faceva parte di una grande squadra a Latina, però non ha giocato mai, quindi lui adesso deve crescere, deve imparare meglio la fase difensiva. Poi le qualità le avete viste, però piano piano questo ragazzo, perché poi bisogna tenere i piedi per terra. È stato anche ingenuo nell'occasione più bella creata da lui stesso e poi fallita, perché invece di calciare ha preferito mettere al centro. Sì, quello fa parte dell'esperienza un pochettino, ma l'esperienza si acquisisce sbagliando. Pareggio per il Chieti all'Angelini, che dunque conquista in casa il primo punto della stagione, visto che all'esordio aveva perduto con il Fuji. Mi fa particolarmente piacere il fatto che Gioffrè pensi, Andrea, del Chieti esattamente quello che io pensavo e avevo detto un paio di settimane fa, cioè che questa squadra ha, e l'abbiamo visto anche oggi, le potenzialità, ma soprattutto la struttura di gioco per non essere solo una neopromossa. Oggi è andata sotto, gran gol di Loris Tortori, però poi ha avuto la forza di riacciuffare un risultato contro una squadra come il Fano, che è molto, molto pericolosa. Molto pericolosa, priva oggi peraltro di Esposito, però ecco, diciamo che queste neopromosse, ora al di là dell'Alto Casertano, ma Porto d'Ascoli e Chieti, si stanno portando dietro lo spirito di squadra, ma anche l'intelaiatura che hanno approntato nella scorsa stagione, peraltro mini stagione, perché il Chieti che iniziò il campionato l'anno scorso lo iniziò male. Poi però, dopo la sosta, quando si è ripartiti da capo e quando si è giocato il mini torneo, lì è stata un'altra squadra riallestita, ristrutturata, rimessa a lucido, e quella squadra lì sta proseguendo l'opera, pur con delle variazioni, pur essendo arrivati, ecco, alcuni giocatori come Akamaudu ad esempio, o come Bassini, sono giocatori che hanno elevato il tasso tecnico dell'attacco e della difesa del Chieti. Quindi, e poi c'è questo ragazzo di Mino che è davvero, sì, interessante, che sinceramente non conosco. Ora ne hanno parlato proprio Sergio Zappalorto con il tecnico Lucarelli, ha parlato insomma di un percorso che lo stesso Di Mino deve fare, perché sta iniziando ora a giocare con i grandi, poi capiremo quali sono i suoi margini di miglioramento. Però io penso che il Chieti non possa lottare per vincere il campionato, penso che la zona playoff potrebbe essere una splendida frontiera, però attenzione, siamo all'inizio del campionato, ora c'è ancora l'entusiasmo per la promozione. Per capire il reale valore di questo Chieti, a mio avviso dovremmo aspettare. Ritengo che sia giusto pensare prima di tutto alla salvezza, anche consci di quello che è accaduto due stagioni fa. Poi, se questa squadra si saprà dimostrare all'altezza della situazione, magari si potrà alzare un po' di più l'obiettivo. Però è meglio andare cauti e giocare un filo spensierati, che mi sembra la cosa migliore. Intanto qui ci scrivono: il Notaresco vincerà il campionato, è la più forte. Della forza del Notaresco, insomma, abbiamo parlato qualche istante fa, certamente un organico di grandissima levatura. Te Stefano, il Fano lo avevi visto in settimana, mercoledì, nel recupero contro il Castelnuovo. Che impressione ti ha fatto, soprattutto che impressione ti fa rispetto alla classifica, che magari possiamo rivedere? Una squadra... impressione ne trai? Intanto il Chieti, come vedete, a quota 7 insieme al Castelnuovo, è una coppia tutta nero verde. Una squadra che guarda, forse ha provato anche il ripescaggio in Serie C, poi si è rimasta in Serie D, e dunque una formazione che bisogna ancora che prenda l'amalgama, no? Si sta riallestendo, si sta riconoscendo di nuovo. Io ho parlato con mister mercoledì scorso e sembrava una squadra che aveva ancora le ruggini di una preparazione iniziata in ritardo. Lui un po' mi ha dato ragione su questo, ma sicuramente sarà una squadra che lotterà con le altre grandi del campionato per dire qualcosa alla fine, ma così come sicuramente la sarà anche la San Benedettese. Però non pensi che... prima Andrea, giustamente, con il direttore Gianmarino ha fatto un ragionamento, cioè il Pineto nelle ultime stagioni partita sempre un po' in sordina e poi ha dovuto recuperare. Tu non pensi che fare un po' di meno, San Benedettese a 0 punti, non pensi che stiano perdendo un po' troppo terreno
per poter sperare poi di rientrare. Le storie dei campionati lo dicono. Dicono questo, dicono che se parti in ritardo e comunque non fai punti dall'inizio, poi quei punti che ti mancano possono essere difficili e possono essere quelli decisivi per ambire al tuo obiettivo. Vediamo, sicuramente sarà un campionato lungo, e difficile. E sul Chieti che mi dici? Il Chieti sicuramente non è il Chieti come diceva anche Andrea di due stagioni fa. Possono fare tutti gli scongiuri anche i tifosi del Chieti, anche lì quella stagione il Chieti partì discretamente bene, poi non so se si è rotto qualcosa durante la stagione, comunque i risultati non arrivarono, però adesso c'è potenziale sia tra i giovani anche nel vecchio gruppo di giocatori che possono dire la loro. Ecco, oggi anche in gol Fabrizi. Sì. Un ragazzo che l'anno scorso ha portato il Chieti alla vittoria anche del campionato eccellenza, aveva portato anche gol al Castelnuovo, quindi un giocatore su cui si può puntare insieme a Cammato. Ecco, il Chieti sarà una squadra che fino alla fine dirà la sua. Apriamo una piccola parentesi, lo saluto, lo ringrazio in collegamento. Edoardo Monza, ciao Edoardo. Buonasera a tutti, buonasera. Centrocampista della Vastese. Perché Edoardo è qui con noi? Peraltro siamo ancora in attesa del servizio da Piedimonte Matese, quindi ci perdonerai Edoardo se nel momento in cui noi parliamo non abbiamo ancora visto le immagini della sconfitta della Vastese per 1-0 a Piedimonte Matese, ma te sei qui con noi perché sei stato indirettamente protagonista dell'episodio che ad un certo punto sembrava poter condizionare la gara di Piedimonte Matese, ovvero il malore per Pompeo Tretola, e magari vediamo anche le immagini. Siamo nel corso del primo tempo, il ragazzo è nel cerchio di centrocampo, lo vedrete tra poco, tra un po', come vedete, si accascia e te sei proprio lì che quasi lo eviti. Sì, allora. Sì, sono immagini che parlano da sé, sono immagini bruttissime, mi è capitato proprio sotto i miei occhi, il ragazzo mi è svenuto proprio sotto i miei occhi, è stato velocissimo, si è proprio accasciato sotto tutti i miei piedi e c'è stato proprio un momento di shock incredibile. Ma tu ti sei reso conto subito che non era un infortunio di gioco? Sì, io già dall'azione prima stavo guardando con la coda dell'occhio il ragazzo e vedevo che era in difficoltà, lo vedevo proprio visivamente appannato e avevo già capito, avevo già sospettato che stava succedendo qualcosa da lì a breve. E poi ho visto che stava accennando un aiuto e poi subito dopo si è accasciato a terra. Immagino che siano stati momenti in cui poi vi siete anche immagino parlati tra squadre, perché ad un certo punto siete rientrati negli spogliatoi sia la Vastese che il Matese, avete abbandonato il campo in attesa immagino di avere notizie esattamente positive. La necessità, cioè la cosa principale era che il ragazzo stesse bene, senza la notizia che il ragazzo era in condizioni di coscienza non ci saremmo mai immaginati di continuare la partita. E la cosa che è stata principale, che mi è venuto subito in mente di metterlo in posizione di sicurezza e così da aiutarlo a respirare, perché vedendolo l'ho visto proprio in difficoltà con gli occhi girati e vedevo anche la bocca chiusa e la cosa principale era cercare di aprirgli immediatamente la bocca per non farsi deglutire la lingua, insomma. E immagino che anche voi giocatori, ma soprattutto purtroppo le esperienze recenti in campo anche internazionale, insomma, di quest'estate, l'episodio capitato in Danimarca Finlandia di Eriksen, anche a voi giocatori probabilmente abbia fatto scattare un campanello d'allarme del tipo dobbiamo capire anche quali sono i passi da percorrere nel momento sì. in cui dovesse succedere a noi, giusto? Io sono fortunato perché sto studiando scienze motorie e la prima cosa che mi hanno insegnato in questi casi è rivolgere la persona su un fianco così da permettergli di respirare e sono riuscito ad applicare subito questa regola e grazie a Dio non è successo niente.
Immagino, Andrea, su questo episodio tu oggi eri in diretta, poi a un certo punto hai visto le squadre che rientravano negli spogliatoi. Adesso abbiamo insomma uno dei due, tra virgolette, protagonisti è un termine sbagliatissimo, nel senso Edoardo si è trovato davvero lì in questa situazione incredibile. Sì, gli vorrei chiedere poi quando sono rientrati negli spogliatoi, insomma, cosa si sono detti, anche immagino che si siano consultati anche con i giocatori del Matese, con i dirigenti, e com'è stato rientrare in campo, anche se poi ascolteremo le parole del capitano del Matese Albanese, che insomma cercherà anche di tranquillizzare sulle condizioni di Tretola, ma com'è stato poi tornare in campo dopo 17 minuti trascorsi negli spogliatoi, avendo ancora negli occhi e nella mente quelle immagini così forti, quello shock in sostanza? Come ha detto lei, è difficile perché quando succedono queste cose qua siamo umani, abbiamo emozioni, come normale la testa alcune volte portava a pensare al ragazzo. Per fortuna ci hanno rassicurato i medici e lo speaker, e da quel momento in poi, anche se è stato difficile, ci siamo concentrati sulla partita. Ma una volta finita la partita, ti dico la verità, il mio primo pensiero è stato al ragazzo. Veramente è stato brutto. Immagino. Edoardo, ci ascoltiamo l'intervista da Dario al capitano del Matese Albanese, poi rientriamo e ti salutiamo facendoti ovviamente ancora una volta i complimenti per la prontezza, perché insomma è davvero, poi spesso si parla di Kier, però poi ci sono anche tanti altri casi che valgono esattamente allo stesso modo. Ci sentiamo le interviste di Matese Vastese. Un match molto molto equilibrato, forse il Matese ha fatto quel pochino in più nel secondo tempo. Ma sì, forse avvantaggiati anche dal vento contrario, sono stati bravi a calciare sempre lungo e qualche volta metterci in difficoltà, però fino a quel momento, insomma, del gol ci avevano creato poco. Sì, ci hanno sviluppato a centrocampo qualche manovra in più, però poi diciamo che noi siamo ripartiti bene e c'era anche qualche possibilità di sfruttare meglio quello che si proponeva in campo. Malore del ragazzo avversario psicologicamente ha colpito anche i suoi? Ma tutti quanti, innanzitutto abbiamo a che fare con un ragazzo, anche se non fosse stato un ragazzo, fosse stata una persona più matura, quindi un trentenne, ci avrebbe colpito, perché insomma queste cose speriamo che il ragazzo ne esca bene, e ora ci saranno gli accertamenti, però già era rinvenuto in campo e questo ci ha un po' tranquillizzato. Però quando succedono queste cose noi abbiamo lasciato ampia scelta a chi ha queste mansioni di decidere per decidere per il meglio, quindi noi non siamo affatto intervenuti. Quello che ci ha detto l'arbitro poi abbiamo rifatto, ma sono veramente episodi molto spiacevoli, perché sono situazioni in cui noi siamo poi padri, quindi ogni figlio potrebbe stare in campo, abbiamo giocato e quindi anche a noi poteva capitare. Vedere queste cose fanno accapponare la pelle e nello stesso tempo ci preoccupano tanto. Sicuramente è accaduto qualcosa che, diciamo, faccio fatica anche a descrivere la situazione, perché è stato molto, molto brutto per tutti. L'importante è che adesso comunque Pompeo stia bene, abbiamo sentito i genitori e ci hanno rassicurato che si sta riprendendo. E sicuramente forse ci ha dato anche un po' la spinta poi quando siamo rientrati in campo per dare qualcosa in più che serviva sicuramente oggi contro una buonissima squadra che era Vastese. E ci siamo riusciti e gliela dedichiamo sicuramente a lui questa vittoria, sperando che ritorni il più presto possibile qui a campo. Oh, queste le voci, ovviamente palpabile ancora l'emozione, eravamo nel post-gara. Edoardo, tra poco, perché Andrea ci dà conferma che tra poco ti facciamo anche vedere il servizio della partita, so che immagino che passi un po' in secondo piano, però ne vogliamo parlare un po' di questa gara dal momento della ripresa in poi. Ovviamente tutti siete stati condizionati e poi è arrivato il gol di El Wasni che vi ha condannato alla sconfitta. Edoardo, mi senti?
Sì, la sento. No, diciamo, sì, è stata una partita. Sì. Sì, è stata una combattutissima sotto il mio punto di vista. E primo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di creare svariate palle da gol. Sfortunatamente il mio tiro il primo minuto non è entrato come quello di tanti altri. Secondo tempo siamo leggermente calati rispetto al primo come intensità, ma stiamo lavorando tantissimo, ci stiamo impegnando in settimana e sono sicuro, sono convinto che i frutti verranno fuori col tempo. E loro sono stati bravi a sfruttare una delle poche azioni concrete che hanno sviluppato nel secondo tempo. È stato molto bravo il loro attaccante a fare un gran gol. Oh, Edoardo, allora, siccome è arrivato il servizio, innanzitutto noi te lo facciamo vedere, poi andiamo in pubblicità, dopo il servizio ovviamente puoi anche abbandonare la piattaforma, noi però prima ti vogliamo salutare e ringraziare per essere stato con noi, per averci portato la testimonianza, soprattutto grazie perché anche per la tempestività dei giocatori che si trovano in campo in quel momento, in questo caso sei stato tu. Spesso quelli sono attimi decisivi e dunque vogliamo davvero ringraziarti, in bocca al lupo a Pompeo Tretola del Matese, e davvero ci fa piacere averti avuto con noi. Grazie ovviamente anche a Nicola D'Ottavio, direttore sportivo della Vastese, che ci ha messo in contatto con Edoardo Monza. In bocca al lupo per il campionato, Edoardo. Viva il lupo e grazie mille a voi che mi avete dato la possibilità di spiegare l'accaduto. Assolutamente. Grazie. Dovere. Ci vediamo al servizio di Matese e Vastese e poi andiamo in pubblicità. Grazie ad Edoardo Monza. Servizio. Non è stato semplice per il Matese vincere un match dopo un brutto incidente verificatosi in campo al 22esimo, ma andiamo per ordine. Nei primissimi secondi di gioco la Vastese parte in attacco con Monza, ma la conclusione è alta sulla traversa. Al decimo Ricci si trova tu per tu con Di Rienzo, ma non inquadra lo specchio della porta. Ci riprova la Vastese con Agnello, ma del giudice esce a presa sicura. Corre il 21esimo, il calcio da fermo di Langellotti a pescare la testa di Eluazni. Potrebbe essere un'occasione ghiotta, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. Pochi secondi dopo l'imprevisto. Tretola, il numero 4 del Matese, classe 2003, si accascia a terra e perde conoscenza. Il gioco viene sospeso per permettere l'ingresso dei sanitari che portano via il giovane calciatore dal campo. Intanto il signor Fabio Cevenini della sezione di Siena fa rientrare tutti negli spogliatoi prima di riprendere il gioco. Dopo 17 minuti circa dall'evento le due squadre sono di nuovo in campo e a sostituire Tretola c'è Scacco. Entrambe le squadre sono segnate psicologicamente, ma the show must go on. Ci riprova subito la Vastese, ma la conclusione di Montesi viene abilmente murata da Congiu che mette in angolo. Risponde il Matese, ricamato strappa la palla all'avversario, è preciso il passaggio per Ricci, ma il tiro è troppo alto. Si riparte con il secondo tempo, Riccio allunga per Langellotti che di tacco passa a Eluzani, la palla sfiora il palo. Al 15esimo l'azione parte dalla bandierina, Agnello di testa buca la rete alle spalle di Del Giudice, ma il direttore di gara fischia un fallo in attacco in aria e annulla il gol per la Vastese. Al 26esimo viene invece annullato il gol al Matese per fuorigioco. Ricamato cross in aria per Eluazini che va in rete, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Esplosione dei tifosi casalinghi al Ferrante al 38esimo. È Fabiano questa volta ad allungare per il capitano Eluazini che col destro insacca all'angolino basso. Matese 1, Vastese 0. La partita si chiude con l'ultimo tentativo della Vastese. Lancio lungo di Altobelli, sfiora di testa Martiniello. La palla arriva sui piedi di Scafetta che butta fuori. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Vediamo questo post proprio del Matese. Torniamo sull'argomento che abbiamo trattato in precedenza. Pompeo Tretola è un vero lupo, ci ha fatto spaventare, ma adesso arriva la splendida notizia. Prima all'ospedale di Piedimonte Matese e poi a Caserta si è sottoposto agli esami che hanno escluso
complicazioni, il ragazzo è ancora sotto osservazione, ma il peggio è passato. Nelle prossime ore si dovrà sottoporre ad ulteriori accertamenti prima di tornare in campo. Il presidente Rega, la società e tutta la squadra ti aspettano, vogliamo rivederti con la tua grinta sul rettangolo di gioco. Vai Pompeo, e allora gli facciamo davvero anche noi un grosso in bocca al lupo a Pompeo. Tretola, andiamo adesso delle notizie meno buone, ovvero il Castelnuovo che perde a Castelfidardo 3-2, vediamo. Termine in trionfo per il Castelfidardo, la gara contro il Castelnuovo, per un successo che ad un certo punto sembrava insperato. Sotto di due reti dopo 35 minuti gli uomini di Manoni la ribaltano e portano a casa i primi tre punti tra le mura amiche. Tra i biancoverdi esordisce l'ultimo arrivato De Cesare, mentre in avanti giostra il trio Bracconi, Bracciatelli e Cardinali. Negli abruzzesi al centro dell'attacco Bomber Ripa viene assistito ai lati da De Gidio e Ragni. Dopo i primi minuti di studio è Castelfidardo al decimo a farsi vedere con una punizione di Palladini che finisce ampiamente sul fondo. Al quattordicesimo discesa sulla destra di Marcelli, cross verso il secondo palo dove ancora il numero 4 di casa a sparare verso la porta, ma la mira è sbagliata. Al diciannovesimo sono ancora i biancoverdi a farsi vedere dalle parti del giovane Grace, ma la conclusione di Marcelli è centrale. Per il portiere 2004 non ci sono problemi. Al 31esimo la gara si sblocca, De Cesare perde una palla sanguinosa al limite dell'area, Ragni serve Ripa che prova la conclusione in diagonale sulla traiettoria e rompe Emili che mette dentro. Neanche il tempo di riorganizzarsi che la formazione di casa subisce ancora. Corre il 36esimo quando Ripa conquista palla sulla tre quarti e conclude verso la porta in modo non irresistibile. Damalia però non è pronto col pallone che gli scivola tra le gambe e termina in rete. La reazione del Castello è veemente ed è ancora Palladini a provarci, ma ancora una volta non c'entra la porta. Al 41esimo i biancoverdi la riaprono. Foglia strattoni in area Marcelli, per signor Martino non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto va Bracciatelli con un tiro a fil di palo supera Grace, proteso in tuffo. Si accende una mischia e ne fa le spese Marianeschi, a cui viene sventolato il rosso, probabilmente per qualche parola di troppo rivolta all'arbitro. Su questo episodio si chiude la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa Manoni fa entrare Rizzi, che si posiziona al centro dell'attacco con Bracciatelli che arretra sulla linea mediana. Dopo pochi secondi protesta ospite per un atterramento di Ripa in area, ma per l'arbitro si può proseguire. La pressione del Castello è costante, ma il Castelnuovo si difende bene. Al 21esimo ci prova Rizzi, ma Grace blocca in due tempi. Trascorrono tre minuti e i padroni di casa hanno l'occasione del pari con Cardinali, che si fa ipnotizzare da Grace in uscita, che gli respinge il tiro. Al 36esimo arriva il meritato pari, è Rizzi che tira fuori dal cilindro un tiro dei 30 metri che si insacca all'incrocio dei pali con l'estremo difensore che nulla può. Il Castello ci crede e la ribalta sei minuti dopo. Corre il 42esimo quando viene scodellata una palla dalla destra in area. Rizzi, sempre lui, ci prova, ma il tiro viene respinto, poi rompe Cardinali che gonfia la rete. Per il Castelfidardo è grande gioia, mentre il Castelnuovo non può che leccarsi le ferite per una partita che sembrava in pugno e che invece è sfuggita di mano nell'ultima parte del match. Sì, sicuramente è stata una grande vittoria ottenuta col cuore, col sacrificio, con tanta forza di volontà, perché non era facile, anche se, come hai detto tu, abbiamo praticamente regalato i primi due gol. Però, ripeto, non era facile, perché anche venendo da due sconfitte, andare sotto 2-0 contro una squadra forte, ci vuole veramente tanto, tanto, tanto cuore e tanta unione di intenti. E i ragazzi oggi hanno dimostrato di poterci stare in categoria, di poter dar fastidio a tutti, perché con queste motivazioni, con questo carattere, con questa applicazione, poi i risultati vengono. C'è un po' l'amarezza un po' per tutto, perché penso che la mia squadra stava dominando la partita, era sul 2-0, poi è successo di tutto. Secondo me è rigore inventato, poi sul rigore c'è stata l'espulsione, si è capovolta la partita, anche se poi noi siamo rientrati, siamo stati bene in campo, non abbiamo rischiato niente fino a 10 minuti alla fine. Un rigore netto su Ripa, se tu dai un rigore
come quello a loro, devi dare, devi usare le stesse misure anche per noi, quindi 10 giocatori ammoniti da parte loro, quindi cioè, con falli ripetitivi senza cacciare mai nessuno, è successo di tutto. Mi spiace solo perché ha perso una partita che sicuramente la mia squadra non meritava di perdere. Partita che sembrava in ghiaccio, Stefano, 2-0, qualche episodio da Moviola, un calcio di rigore che Ripa ha reclamato. Come la possiamo mettere a bilancio questa sconfitta? Che il Castelfidardo è la bestia nera del Castelnuovo. Questo è sicuramente. Dall'anno scorso nessun punto e questa prima sfida nessun punto. Una squadra che poi, guarda, aveva iniziato bene la stagione, perché vinci contro il Pineto, poi vinci col Fano. Una squadra che comunque stava giocando, oggi aveva la possibilità anche di prendersi, così diciamo, non conta niente ancora, però di prendersi anche la vetta del campionato. E poi secondo me ha pagato quella ingenuità di Marianeschi. Sì. Perché prima ci hanno scritto: ma come fa Marianeschi a essere così ingenuo, sì, a trattenere il pallone? Io non l'avevo nemmeno letto, però penso sia un'ingenuità, perché poi tu vinci 2-1, sì. Poi un pallone, glielo dai il pallone, non è, qual è il problema? Poi tanto la partita va giocata, non è se lui porta la palla subito a centrocampo fa gol, non è, cioè non è detto che fa gol. Quindi secondo me c'è questa ingenuità che poi con l'andare dei minuti, con le gambe forse, campo anche un po' pesante, perché ho visto che forse era anche, ha piovuto a Castelfidardo, e quindi poi in 10 contro 11 devi correre, ci può stare. Non so gli episodi, Guido Di Fabio si lamentava di episodi da Moviola, di un fallo su Ripa, ma, sì. Ripeto, vedendo così comunque una partita difficile, mettere a bilancio anche il fatto che comunque c'è stato anche quell'errore del portiere, quindi sì, una partita... Sì, assolutamente sì. Vediamo l'episodio su cui ha protestato il Castelnuovo, perché il calcio di rigore dato al Castelfidardo mi è parso abbastanza netto. Qui c'è questo contatto in area di rigore tra il difensore del Castelfidardo e Ripa. Se posso, Jacopo, sì. Ha ragione Di Fabio. Io penso non si possa commentare questo episodio se prima non commentiamo il rigore dato al Castelfidardo. Ok, dove io perché dice è lo stesso contatto. Sì, ma peraltro eccolo se noi qua. Vediamo, è il giocatore del Castelfidardo che trattiene per la maglia il giocatore del Castelnuovo, e forse accade anche viceversa, ma c'è una trattenuta reciproca. Poi non arriva sulla palla, si butta a terra, ma io penso che sia una trattenuta reciproca. Cioè la cosa che si vede di sicuro è la trattenuta del giocatore del Castelfidardo su quello del Castelnuovo. Forse c'è anche quella del giocatore del Castelnuovo, una trattenuta davanti nella zona del petto. Quindi insomma mi sembra un rigore a dir poco generoso. Poi se dai quello, allora devi dare anche questo. Sì. Io non darei nessuno dei due, per me non è rigore nessuno dei due. Detto questo, segnalo che questo pomeriggio il collega Enrico Tassotti, dopo il gol del Castelfidardo, dopo il rigore trasformato da Bracciatelli, ha tenuto la linea perché per diversi istanti sono proseguite le proteste, quindi l'ingenuità di Marianeschi sta proprio in questo, cioè dopo il gol prendi la palla oppure lasciala lì, insomma pensate a rimettere la palla a centrocampo e a giocare. Le insistenze poi hanno portato l'arbitro evidentemente a espellere Marianeschi, non abbiamo capito perché, se per qualche parola di troppo o per un brutto gesto verso un avversario, però l'insistenza in quelle proteste poi ha compromesso il resto della partita, perché il Castelnuovo è rimasto in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine, e per andare sul 2-2 Castelfidardo ha dovuto inventare un gol con quel tiro di Rizzi, classico gol della domenica. Quindi probabilmente 11 contro 11 Castelnuovo l'avrebbe vinta questa partita, doppia ingenuità di Marianeschi e dell'arbitro. Sì. Vediamo un attimo l'ultimo servizio, la sconfitta del Nereto 3-0 contro il Tolentino. Servizio e poi lo commentiamo. Il semplice fatto di pronunciare Tolentino Nereto, la memoria riporta a quel lontano 13 maggio 1995, la gara che al della vittoria spalancò all'Unione Sportiva Tolentino la porta per salire in Serie C2. A distanza di 26 anni e 150 giorni, il condottiero Fabrizio Castori, il presidentissimo Ivano Ercoli, il capitano Pasqualino Juvalò e l'autore della rete Giovanni Fenucci sono stati tutti premiati dall'attuale dirigenza Cremisi prima del fischio d'inizio della gara odierna.
ritorna al della vittoria la formazione Cremisti, reduce dallo scivolone in casa del Trastevere 8 giorni addietro, mentre i rossoblù ospiti con un solo punticino all'attivo devono cercare immediatamente di invertire la rotta. 3-5-2 per la formazione Cremisi, che non può disporre di Strano, Bucò, Setture con Padovani e Cicconetti in avanti come terminali offensivi. Squadra chiusa invece quella abruzzese, che all'inizio si presenta in campo con un 4-4-1-1, con Offidani come uomo più avanzato. Primi scampoli di gioco in cui la squadra di casa incomincia a spingere immediatamente sul piede dell'acceleratore. Dopo appena 2 giri di orologio, Padovani prova la conclusione, respinge De Luca, poi Mengani, classe 2004, il più giovane in campo, mette a lato. Al quarto ancora una manovra elaborata Cremisi, quest'oggi in maglia grigia per doveri di ospitalità. La stoccata di Padovani non sortisce l'esito sperato. All'ottavo di gara, dalla sinistra ci prova ancora Edoardo Mencani, il pallone va a stamparsi sull'esterno della rete. Con il trascorrere dei minuti la formazione di Senegalesi sembra prendere le contromisure, facendo possesso palla e di conseguenza riuscendo ad abbassare il ritmo dell'incontro. Nel giro dei 2 minuti, al 26esimo Ristoscoi e al 28esimo Ciganda vanno a assaggiare con 2 conclusioni la reattività del portiere locale Filippo Marricchi, che in entrambe le occasioni si rifugia in angolo. Il risultato si sblocca al 33esimo di gioco, disimpegno errato di Giuseppe Chiani. Il pressing della formazione di casa funziona a meraviglia, Capezzani in becca per capitan Padovani, che supera De Luca e porta in vantaggio la formazione di casa. Sull'azione successiva alla rete il Tolentino potrebbe di fatto chiudere la pratica in Nereto, ma questa volta il tiro cross di Cicconetti va ad impattare sul palo alla destra di De Luca. Sull'ultimo giro di orologio della prima frazione, dai 35 metri la staffilata di Leonardo Nonni, che costringe il numero 1 ospite alla deviazione in angolo. Inizio della ripresa sulla falsa riga di quando si è visto nella prima frazione di gioco. Dopo pochi secondi Capezzani mette al lato. Qualche secondo più tardi scambio Mengani-Miccoli e la palla che non ne vuol sapere di entrare nello specchio della porta. Al 6° minuto di gioco l'appena entrato Fayet viene murato da Tortelli su conclusione ravvicinata verso lo specchio della porta. La gara di fatto si chiude all'11° della ripresa. Andrea De Falco stende in aria Miccoli e l'arbitro indica il dischetto di rigore. Dagli 11 metri con un tiro a mezza altezza ad angolato sulla sinistra il numero 9 Cremisi spiazza il portiere ospite e fissa il risultato su 2-0. Con il risultato acquisito la formazione di casa fa vedere delle belle trame di gioco. Al 30° però è ancora Fayet a impensierire Maricchi da lunga distanza. 7 minuti più tardi Zammarchi va a colpire la traversa, la sfera ritorna in campo e Nicola Aloisi mette alle spalle di De Luca per il 3-0 finale. Una vittoria importante per i Cremisi, bicchiere decisamente pieno, 9 punti dopo 4 gare, nessuno avrebbe potuto chiedere di meglio in questo avvio di stagione. È un peccato, il risultato è legittimo, però abbiamo fatto Karakiri di nuovo, perché nel momento in cui nel primo tempo avevamo preso le redini del gioco e stavamo facendo le cose nel modo giusto, abbiamo regalato un gol e poi lì non ci siamo più ripresi questa volta, a differenza delle altre volte. Non siamo stati capaci di reagire, perché forse dal punto di vista psicologico è stata l'ennesima delusione, perché in quel momento stavamo facendo una buona partita. Insomma è abbastanza amaro Senigallesi, Andrea dice a differenza delle altre volte non abbiamo reagito, il che vuol dire che se quando reagisci comunque poi tipo domenica scorsa comunque è l'unica volta contro D'Aresco, e poi se non reagisci come oggi col Tolentino diventa dura. È l'unica volta che hanno reagito, perché contro il Chieti la reazione non c'è stata. A Piedimonte Nereto ha trovato quel gol inizio di ripresa, ma ha giocato una gara prettamente difensiva. Contro il Notaresco c'è stata una importante reazione nel secondo tempo, e oggi è una partita dove il Tolentino praticamente ha fatto il bello e il cattivo tempo. Nereto ha inserito recentemente De Falco e Nardini, sono due innesti che danno qualità al centrocampo, ma la sensazione è che questa squadra sia un po' troppo corta ancora, e soprattutto va rinforzata molto anche in attacco e in difesa. Io penso che ci sia bisogno almeno di un altro difensore di spessore e di almeno un attaccante di categoria. Io non so se in questo momento c'è bisogno di
pescare in qualche modo nel mercato degli svincolati o bisognerà attendere l'apertura della finestra invernale, ma il Nereto ha bisogno di ulteriori rinforzi e in difesa e in attacco dopo quelli arrivati a centrocampo, altrimenti questo campionato rischia di trasformarsi in uno stillicidio, quindi insomma Nereto mi sembra una squadra in difficoltà e bisogna fare qualcosa, penso che il presidente Bartolini debba intervenire sotto il punto di vista del rinforzo dell'organico. Eh sì, anche perché l'ha detto anche Senigallesi, in questo caso poi magari se praticamente quasi ti segni da solo diventa tutto molto molto più difficile. Vediamo il prossimo turno, perché poi vi faccio vedere, facciamo anche un saltino in Serie C. Intanto Maurizio, saluto Maurizio da qui in regia, abbiamo sforato, quindi a questo punto è inutile arrabattarsi e cercare di chiudere in tempo, ormai siamo 10 minuti fuori. Castelnuovo, Aurora, Alto Casertano, Fano, Matese, Fiuggi Tolentino, Nereto, San Benedettese, Porto d'Ascoli, Notaresco, Recanatese e Pineto, Trastevere, Montegiorgio, Vastese, Castelfidardo. Trasferta per il Chieti invece che va sul campo del Vasto Girardi. Andrea, siccome domani sera sarà un'altra serata super, sì, con, a partire dalle 20:30, sì, con Abruzzo e il pallone live dedicato alla Serie C per Virtus Entella Pescara. Oggi è giorno di vigilia del match, domani sera ovviamente Paolo Renzetti dal comunale di Chiavari, e domattina si alzerà di buona lena e partirà alla volta di Chiavari, lo salutiamo, a piedi dice, a piedi, va a piedi. In un campo dove il Pescara non segna dall'unica partita in cui ha poi vinto contro l'Entella a Chiavari, cioè dal 2015. Quando fece 3 gol Sansovini, era il Pescara di Marco Baroni, anche di Bjarnason, di Politano e di altri giocatori che poi hanno fatto una bella carriera. Poi 2-0-0, un 2-0 con le Grottaglie e un 3-0 lo scorso dicembre con Breda. Quindi insomma, a pensare a questi dati è una trasferta che mette i brividi. Pescara che ha bisogno di fare punti, di vincere per confermarsi una squadra importante in questo campionato, in questo raggruppamento, e per tenere il passo della Reggiana, che altrimenti ora è a più 8 con una partita in più, quindi c'è bisogno di fare un gran match. Peraltro diramata la lista dei convocati, ieri Auteri ha detto Rizzo non sarà della partita, però Rizzo è convocato, mentre invece non è convocato Valdifiori. Ieri ha detto Auteri non si allena da 9 giorni, però sembrava potesse essere convocato, invece non è convocato, quindi Rizzo ci sarà, ma non penso che giocherà dal primo minuto. Toccherà a Pompetti con Memusciai, Pompetti che torna a disposizione e sarà titolare. Convocato Frascatore, out Drudi, squalificati Diambo e Di Gennaro, quindi insomma probabilmente il trio di difesa sarà composto da Ingrosso, Iannes e Cancellotti, Zappella e Nzita sulle due corsie, Pompetti e Memusciai in mezzo, davanti Clemenza, Dursi in netto vantaggio su Marilungo. Penso possa essere la prima da titolare per Franco Ferrari, che sta segnando e in ottime condizioni, quindi potrebbe essere la sua partita. Lui che ha un po' il dente avvelenato, perché quando militava nel Piacenza, il Piacenza perse all'ultima giornata il campionato, che fu vinto dalla Virtus Entella con un gol al 90° di Mancosu, mentre il Piacenza perdeva a Siena 3-0, il Piacenza di Ferrari. Forse quel ricordo è un ulteriore stimolo per il loco argentino. Domani Virtus Entella Pescara, ieri c'è stata Pistoiese Teramo, vittoria 2-1 della formazione biancorossa. Oggi a Pineto era presente il DS Carlo Musa, volevate che non lo intervistassimo? L'abbiamo intervistato, vedete cosa ci ha detto. Direttore Carlo Musa, oggi ha fatto un salto in Serie D per vedere il Pineto e soprattutto il Trastevere, visto che insomma è una squadra che non è lontana tanti chilometri da casa sua. Però facciamo un passo indietro, perché 8 giorni fa, prima della partita con la Viterbese, la classifica diceva una cosa e poi sono arrivate 2 vittorie in altrettante partite, 7 punti nelle ultime 3, 3 risultati utili consecutivi, insomma tutta altra classifica adesso per il Teramo. Sì, abbiamo raggiunto queste 3 partite positive per noi, quindi siamo contenti, però come ho detto ieri ragazzi, noi dobbiamo mantenere la barra dritta, perché questo è un campionato difficilissimo, oggi i risultati, ma anche ieri, lo dimostrano.
quindi da domani al lavoro per preparare la partita col Gubbio, che è una squadra molto forte, costruita per un campionato di vertice, quindi dobbiamo recuperare energie, perché ieri è stata una partita molto importante dal punto di vista fisico, su un campo pesante a cui non siamo abituati, quindi insomma siamo contenti ma sempre consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto. Guidi l'ha definita la vittoria del gruppo, è convinto di questa definizione da parte del tecnico? È stata la vittoria, l'ennesima, la seconda vittoria del gruppo? Ma sì, siamo contenti di questo, perché era una partita in cui avevamo tante assenze per le nazionali, per infortuni, anche poi abbiamo avuto un po' un problema fisico con Viero, con Rosso. Quindi abbiamo però saputo soffrire tutti insieme, ce lo dicevamo da giorni che dovevamo dimostrare un po' di maturità, e quindi siamo contenti del risultato e della sofferenza che tutti insieme abbiamo provato nel secondo tempo. Io non so se adesso avete segnali di differenti proprio sugli infortuni, sulle condizioni di Viero e su quelle soprattutto di Rosso, che è sembrato l'infortunio un po' più grave dei due. Purtroppo ancora no, domani vedremo, ci vuole un po' di tempo per capire. Speriamo siano solo affaticamenti muscolari, visto comunque il cambio di superficie sul quale abbiamo giocato. Quello di Rosso non sembra proprio affaticamento. No, quello di Rosso no, però gli altri ci auguriamo insomma che siano piccole noie muscolari, ma niente di che. Posso chiederle, visto che abbiamo visto l'assenza di Soprano, che Bellucci non l'ha fatto assolutamente rimpiangere, abbiamo visto una coppia centrale davvero molto molto affiatata, Bellucci molto bene, Piacentini anche molto bene. Le faccio una domanda di mercato, perché è di prassi, Piacentini è in scadenza, ci state già pensando? Perché il ragazzo insomma sta rispondendo sempre molto molto bene al rinnovo. Matteo è un giocatore importante per il Teramo, sono tanti anni che gioca qui, è un veterano oramai, anche se è un 99, ne parleremo, vedremo un attimo. Da parte nostra c'è la massima voglia di tenerlo, però poi ci andremo a confrontare con lui, col suo agente, e cercheremo di raggiungere un accordo, ce l'auguriamo. Però diciamo che l'intenzione c'è. Assolutamente, da parte della società sì, però poi le cose si fanno in due, però adesso siamo concentrati sul campo, vedremo nelle prossime settimane con calma. Volontà di rinnovare Matteo Piacentini, vedremo poi se sarà così. È stata una serata lunga, sin troppo lunga. Grazie a Stefano Recanati, ciao Stefano. Grazie a voi, ciao. Grazie per essere stato con noi, grazie Andrea. Noi ti ritroviamo domani sera. Sì, domani sera ore 20:30, intanto 0-0 tra Spagna e Francia per la finale di Nations League. Mezz'ora immagino, di gioco abbondante. Immagino due paesi immobili davanti al teleschermo per questa stratosferica finale di Nations League. Con possesso palla 66% Spagna. Eh sì, immaginavo. Va bene, grazie Andrea. Domani sera alle 20:30 ancora una volta Abruzzo e il pallone live per Virtus Entella Pescara. Grazie a tutta la squadra di TV6 per questo lavoro enorme anche oggi. Grazie soprattutto a Maurizio Daguin regia, Karim Finotti, Claudio Di Giacomo, Roberta Di Sante, tutti, insomma, a tutti quelli che hanno lavorato, a Stefano, che hanno lavorato anche oggi per questo prodotto. L'Abruzzo del pallone di Serie D torna domenica prossima. Buona serata.